Scorpacciata di gol degli Hammers oggi, bella partita sotto un sole cocente, caldo della Madonna, ma si apre un giallo quello di Pazzi. Io tra l'altro secondo me neanche c'è perché sono in ciampa. Comunque alla fine ti sei salvato facendo, io lo dico sempre, hai limitato i danni con i tuoi splendidi gol e tra l'altro ha segnato questo signore qui. Vediamo e che gol ha fatto fino alla prossima settimana. Telecronaca tua, che hai detto? Io ho dedicato, io ho detto che il portiere è stato ingannato dal sole, ma Salvatore lo voleva fare o non lo voleva fare? No, voleva crossare. Voleva crossare non però nel mio soltanto detto l'ho dedicato a tutti, ha fatto così per tutti. E io vorrei fare qua, vorrei dire una cosa al signor muratore dei Blue Devils, il quale ha detto la settimana scorsa nell'intervista che io, cosa che ho detto io? Che i Betaus avrebbero vinto. Ah, i Betaus, no, i Goodfellas hanno vinto con noi perché c'era perché il discorso dell'articolo 11. Per il discorso dell'articolo 11. Allora io voglio dire, se lui non sa le cose non parli, perché non è così. Poi ci tra l'altro io vorrei fare, io ho fatto l'esultanza muratore, non so se l'hai preso. Forse sì. Smettila, perché è incredibile. Quindi la dedichiamo a lui. La dedichiamo a lui e ad altri amici che amici, sono degenti. Un ospedale significa. Ah sì, ieri sera c'è stata una piccola rissa al nostro condominio. Ma c'è bisogno di tutta questa informazione. La dedichiamo a lui in amicizia. E invece in gemellaggio il Real Brock, che l'altra volta ha fatto di me in assenza. Non è vero. Che mi hanno nominato nell'intervista. Ma lui pensa solo ai Real Brock. Non è vero, lui. I Real Brock fanno schifo, sono i picciotti di merda. Andiamo a finire con loro ai playoff. Non esultiamo, tipo, non giochiamo. Ci prendiamo a male perché tipo magari passiamo. E per Bildone, per te che sei leggente. Non di ambulante. Comunque vittoria facile. Lì dietro è impossibile tirare, Trigili, anche tu, Patti, Solina. Vittoria facile. Sicuramente eravamo superiori e non voglio offendere gli altri, però qualitativamente eravamo più bravi. In difesa l'avete ben compatto. Però sì, però dai. Non vuol dire che adesso dobbiamo spaccare il mondo. La vittoria, vabbè, ci sta. Ora, comunque, bravi ragazzi. Pensiamo ai Patatinaikos, hanno un nome. Patatinaikos e poi Manzo Team. Vabbè, prima pensiamo ai Patatinaikos. Due partite avanti. Dovrebbe scontri. Sono due scontri diretti, appunto. Quindi, infatti, vi dico, per adesso concentriamoci su uno, cerchiamo di vincere. Patatinaikos che ci hanno perso. Oggi ne porti una serpessa che erano sopra di noi e lo sotto di noi. Quindi vorranno giocarsela bene. Però loro se perdono tutti noi sono già i playoff. Quindi cioè, noi. Esatto, in effetti. Quindi è un bello scontro diretto. Sì, dobbiamo andare il massimo che cercare di vincere. Speriamo che iniziamo, minchia, non sbaglio più davanti la porta, che io me ne sono mangiato un botto, Alberto se ne è mangiato Ma Alberto a quanto pare ha un problemino. Sì, Alberto non sta molto bene. C'è Abate che recupera gli errori. Infatti Abate ogni volta è segnata, cioè che ti tocca la palla segna, si un capisce. Un po' fortunato, però va bene così. Ciolino mi sembra che non abbia segnato. Perché però ci ha provato. Però dopo aver segnato io dal centrocampo, potevamo anche uscire dalla porta. Fa un lavoro scuro importante. Sì, ha giocato abbastanza bene. Ma perché questo gol? Non è un gol così scuro. Il mio, valuterà il mio per forza. Quello è stato un missile. Però il mio. Patti ha fatto partire un missile. Nella mia fortuna è stato apprezzato. Sarà un missile terrario. Tutto l'hai ripreso. C'è la telecamera. Videocamera. Abbiamo fatto io il sole insieme. Va bene, Hammers. Allora in bocca al lupo per queste due finali, perché alla fine sono due finali. Due scontri diretti. E ci vediamo alla prossima. Grazie, andate a votare, non importa chi. Andate a votare. Ciao, ragazzi. Andate a votare.